Buonasera, sto preparando la mia cena. Stasera prepariamo dei cuori di asello, eccoli qua. Li facciamo al limone con spaghetti di zucchine, guardate che belli, con pomodorini e facciamo un bel piattino, ok? Che abbiamo? Aglio, origano, prezzemolo, menta, pomodorini e cipolla. E andiamo a preparare il nostro piattino. Un attimo soltanto. Eccoci qua. Possiamo, ciao Bilal, possiamo cominciare a preparare il nostro piatto. Abbiamo qui due padelline. Una più fonda e una più piana. Eccoci qua. Mettiamo qui, così le vedete bene. Cominciamo col mettere un pochino d'olio extravergine nelle nostre padelline. Senza esagerare. Poi, qui che ci metteremo i nostri naselli, mettiamo l'aglio. Soltanto l'aglio, in questa dove andremo a preparare i nostri spaghetti di zucchine, buongiorno, mettiamo l'aglio e un pochino di cipolla, cipolla rossa che è più digeribile, ok? Facciamo soffriggere un po', come vedete queste le abbiamo già fatte con questo attrezzino qua, con questo qui. Si usa come tempera matite e vengono fuori gli spaghetti di zucchine. Questi sono i nostri cuoricini di nasello, merluzzo, come lo volete chiamare. Ecco qua che sta, comincia a soffriggere. E qua avremo bisogno di un limone, questo ci serve per il nostro pesciolino. Cominciamo a soffriggere, eccoci qua, bene, possiamo mettere, allora Bilà sto preparando dei filetti di nasello con i limoni accompagnati da degli spaghetti di zucchine, allora in questa padellina dove andremo a mettere le zucchine ho messo i pomodorini, ciao Anthony, grazie. E salteremo insieme al nostro pezzettino. Lì il nostro aglio è già soffritto, andiamo a mettere i nostri filetti di vitello, i nostri cuoricini. E copriamo. Saremo molto veloci. Possiamo mettere i nostri spaghetti di zucchine, eccoli qui. Ecco qua. Poi un'altra volta li faremo anche in un altro modo dei nostri spaghettini. Ci divertiamo un po'. Ecco qui. Qua con il lace li facciamo ruotare. Metteremo un pochino di sale, ecco fatto, lasceremo belle croccanti, facciamo insaporire, poi ci mettiamo il nostro origano profumatissimo, mi piacciono molto i profumi, ecco qua, andiamo di posto, andiamo a controllare il nostro pezzetto,
Ecco qui. I nostri cuoricini di, Natello. Hanno una cottura molto breve, non hanno bisogno. Allora, aspetta che metto gli occhiali, è scritto un poema, vediamo un attimo. Ah, un lavoro molto interessante, Bilal. Bravissimo. Ok. Benissimo, i nostri spaghetti di zucchine sono pronti, quasi, come sono quasi pronti anche il nostro Natello. Ora con la nostra grattugia, che mi sono impegnata, eccola qua, grattugiamo un po' di scorza di limone sopra il nostro Natello. Ecco qui. Spingerà un buon profumo e poi metteremo anche il succo del nostro limone. Profumato. Bene, ci siamo. Queste anche sono pronte. Le nostre zucchine le possiamo spegnere. Mettiamo la menta. La menta la andremo a mettere sul nostro pesciolino. Se l'avete fresca, bene, se no anche questa secca va bene. Va benissimo. Quindi rimarrà un piatto molto fresco, delicato. Possiamo mettere un po' di limone. Semplicemente. Ecco qua. Metteremo un pochino di sale, se vi piace un po' di pepe anche, sta benissimo. Ecco, mettiamo il sale. Vediamo, facciamo andare la cottura. Purtroppo no, non sono mai stata in Algeria. Immagino sia stupenda. Ok. Ciao Domenico. Ciao, salutami Rossana da parte mia. Grazie, sei molto gentile. Ecco qua. Un pochettino di pepe. E siamo quasi pronti, il nostro piatto è pronto, quindi abbiamo visto, abbiamo fatto una cosa proprio veloce veloce, shue shue. Quindi quando volete farla ci vuole poco tempo. Ecco qua, i nostri cuori di Natello sono pronti. Veramente potete fare anche altri tipi di pesce in questo modo, non solo il Natello, mi raccomando, potete cucinare quello che volete. Ecco qua, ci siamo. Due secondi e sono pronti. Prendiamo il nostro piatto, ecco qua, e cominciamo a mettere le nostre zucchine. Spaghettini di zucchina, poi fare un'altra bella ricettina con gli spaghetti di zucchina, ho messo. Qui mettiamo i nostri pomodorini. E
Vogliamo dire che in Italia abbiamo l'oro? Sì. Abbiamo veramente l'oro. Spaghetti di zucchina sono pronti. Andiamo a trovare il nostro pescetto. È pronto anche il nostro pesciolino. I nostri cuori di vasello. Ciao Rosanna, grazie. Stasera ho fatto un piatto che va bene per tutti. Anche per noi siamo un pochino più attenti. Cuori di vasello con spaghetti di zucchine e pomodorini profumati al limone. Ecco qua. Mettiamo i nostri cuoricini di vasello. Questo fatto. Fogliolina di prezzemolo. Abbiamo fatto. Avete visto? Siamo stati super veloci. Eccolo qua. Spaghetti di zucchine con pomodorini e il nasello profumato al limone. Stasera abbiamo fatto una ricettina veloce, salutare. Grazie Bilal. E mi sono anche allenata. Adesso ceno, vi auguro una buona serata, in buona compagnia soprattutto. E se siete da soli, fate compagnia anche con un buon libro, con la televisione, vedete voi. L'importante è stare bene con se stessi e con gli altri. Un bacio grande grande e alla prossima ricettina. Ciao!